Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati su Mad Gaming in nostra compagnia. Oggi è un altro video che va ad aggiungersi al tassello dei video per i novizi di Monster Hunter World, ma che in realtà vale anche un po' per anche i pro, diciamo, chiamiamoli pro, o comunque giocatori esperti che hanno un po' più di 100 ore e sono, diciamo, sopra il livello 150 di cacciatore. Oggi parliamo della differenza tra meta build e ottime build. È una differenza piccola ma fondamentale per capire, soprattutto durante le discussioni, quali siano le differenze e perché noi YouTuber, ma anche su Reddit e su Facebook, portiamo questo tipo di video o post. La maggior parte di noi giocatori di Monster Hunter World crede, e fa bene, che la propria build sia la migliore, quando in realtà normalmente non lo è. Questa arroganza però ci deriva dal fatto che in mano nostra le build che noi costruiamo funzionano egregiamente e di conseguenza il nostro cervello e la nostra poca esperienza nel gioco ci fa cadere in questo oblio, oblio dal quale io però non vi tirerò fuori, ma vi spiego dopo il motivo. Ora, parliamo di cosa sono le meta build. Le meta build non sono altro che build costruite a tavolino, calcolando al massimo tutte le percentuali che compongono attacco, abilità, difese e chi più ne ha più ne metta, per portare al massimo l'efficienza della build stessa. Attenzione, lo ripeto, l'efficienza, non il danno. Vi spiego il perché, semplicemente. Se io con una build faccio 140 danni con un attacco e finisco la stamina in 10 secondi, mentre con una build faccio 130 o anche 120 danni, ma finisco la stamina in 20 secondi, questo fa sì che la seconda build, pur facendo meno danni, sia più efficiente e, in un lasso di tempo doppio, renda molto di più e procuri molti più danni. Ecco, questo fanno le meta build, non puntano sul danno puro, ma sull'efficienza della build stessa. Ora che avete compreso come funziona una meta build, capiamo il perché io, da quell'oblio che ho citato prima, non vi tiro fuori. In Monster Hunter World ci sono due tipi di gioco, il vostro gioco e il gioco dei pro. Questa è una differenza in realtà minima, ma di grande impatto sul giocatore. Se costruite una meta build, ma non sapete usarla a dovere e al massimo della sua efficienza, ma la usate con il vostro stile di gioco, la meta build non funzionerà e sarà più scarsa di quella che avreste potuto crearvi voi. D'altro canto, una build magari basata su una meta build, ma modificata per il vostro gioco e gusto, sarà sicuramente migliore di quella meta build che dovrebbe essere su carta più forte. Ed ecco il perché non voglio togliervi quel velo di arroganza che si crea attorno a voi quando parlate delle vostre build, perché a parer mio la vostra build è ottima per il vostro stile di gioco, pur non essendo efficiente al 100%. Spero che questo video possa far capire, soprattutto agli utenti della pagina Facebook, quanto il lavoro che facciamo noi admin e creators per portare i contenuti, soprattutto sulle meta build, è per aiutare tutti per fare un salto di qualità e che ogni volta che ci arrabbiamo quando qualcuno fa l'arrogante, non lo facciamo perché ci sentiamo superiori, ma perché sappiamo che le vostre build sono buone solo per voi e sparare a zero sulle meta dicendo che le vostre sono superiori è un'emerita cagata. Con questo in realtà è tutto e ci vediamo al prossimo video.